In questo video voglio presentarvi una coppia di sculture barocche di manifattura romana risalenti all'inizio del XVIII secolo. Buongiorno a tutti, sono Valentina di Fine Art by Di Mano in Mano e oggi voglio presentarvi questa coppia di sculture in legno di tiglio interamente dorate. Ci sono delle poderose volute architettoniche sulle quali sono accomodate queste figure di fauni, quindi dalle fattezze metà umane nella parte superiore, mentre nella parte inferiore presentano fattezze animali, in particolar modo caprine. Come si può vedere, la loro postura è torta con la muscolatura in sforzo, in tensione proprio a sostenere quello che in origine doveva essere il piano che vi era appoggiato sopra. Unico elemento che consente loro di sopportare in modo un po' più agevole questo peso è questo cespo fogliaceo, sempre intagliato, incastrato tra la spalla e il braccio. La particolarità è che queste due figure hanno una postura di tipo simmetrico. Questo fatto ci ha consentito di ipotizzare che in origine facessero parte di un arredamento, più grande. In particolar modo, assieme ad altre figure dalla postura invece contrapposta, dovevano fungere da basamento per una coppia di console che poi successivamente è stata separata. Queste due sculture di manifattura romana appartengono a quel gusto del barocco già maturo di inizio Settecento, ovviamente sull'onda di quello che era l'opera di Gian Lorenzo Bernini, e in particolar modo appartengono a quel fortunato filone nel quale si utilizzano figure mitologiche o umane come basamento e supporto per diverse tipologie di arredo, dai tavoli alle sedute. Della fine del Seicento e dell'inizio del Settecento, infatti, ci sono testimonianze simili, sia grazie a disegni come quelle di Filippo Passarini o dell'argentiere Giovanni Giardini, e naturalmente gli esempi più famosi sono quelli delle console della galleria di Palazzo Colonna. La particolarità per questa coppia di sculture è la sua provenienza. Infatti, come oramai è risaputo, l'epicentro del gusto barocco fu proprio Roma e da qui si estese in tutta la penisola, mantenendo delle caratteristiche stilistiche molto vicini al barocco romano, in particolar modo in quelle zone direttamente assoggettate o che comunque subirono un'influenza dal punto di vista stilistico. Una di queste zone fu la Liguria, in particolar modo Genova, città nella quale fu a lungo attivo Filippo Parodi, allievo diretto di Bernini. Infatti, inizialmente, per lo studio di queste opere, siamo stati indecisi su un'indicazione tra una manifattura genovese o, come poi abbiamo optato, una manifattura romana. Gli indizi infatti che ci hanno portato a indicarle come produzione romana sono infatti in particolar modo la linea netta molto incisiva che va a definire le volute architettoniche, elemento tipicamente romano, così come la figura dei fauni, figura mitologica particolarmente impiegata nella città capitolina, mentre a Genova si tendeva a prediligere la figura del tritone, ovviamente per la sua vicinanza col mare.